A ridosso del Ferragosto le giornate sono da bollino rosso non soltanto per il caldo, ma anche per il traffico nelle strade. Lunghe code in autostrada e colpi di calore alla guida sono i rischi più frequenti. Ecco allora alcuni consigli, raccomandazioni e obblighi da tenere ben presente se si prevede di mettersi in viaggio in questi giorni. Invitiamo gli utenti a fornirsi di bottiglie d'acqua per evitare di rimanere poi fermi in eventuali code che purtroppo, vista l'entità del traffico e le situazioni contingenti, si possono verificare. Altro fattore di pericolo è mettersi alla guida subito dopo aver mangiato. Colpi di sonno, unite ai colpi di calore, possono comunque costituire pericolo. Infine, un'attenzione particolare anche all'efficienza del veicolo, per evitare spiacevoli sorprese che disturberebbero sia le vacanze e metterebbero in pericolo anche l'incolumità degli utenti. Ci sono orari o itinerari consigliati per mettersi in viaggio? Naturalmente gli utenti cercheranno di percorrere gli itinerari più brevi, e questi però spesso sono quelli sui quali la densità della circolazione è maggiore, per cui invitiamo a porre attenzione quando iniziano il viaggio per evitare appunto di doversi trovare immediatamente incolonnati e percorrere magari una strada un po' più lunga, ma che nella quale c'è meno possibilità di trovare ingorghi. Inoltre anche gli orari sono particolarmente importanti, evitare le ore più calde e quindi porsi alla guida la mattina presto, dopo il tramonto e anche di notte, ecco. La polizia stradale in questi giorni è impegnata nel controllo delle strade con personale sia in uniforme sia in borghese. In particolare quelle in borghese, in abiti civili, sono predisposte per evitare i furti, quei piccoli reati, piccoli e grandi, insomma, si possono verificare all'interno delle aree di servizio e degli esercizi commerciali. In vigore divieti di circolazione per i mezzi pesanti. Fino al primo weekend di settembre c'è divieto di circolazione sia il sabato che la domenica dalle ore 7 alle 22 per i mezzi pesanti, così nella giornata di Ferragosto 7-22. Infine, la collaborazione degli utenti, la Polizia Stradale ci mette il massimo impegno per evitare i disagi ai cittadini, agli utenti della strada, però chiediamo collaborazione anche a loro, ecco.